Questa serata è dedicata ad un ulteriore approfondimento introduttivo per quanto riguarda la teosofia. E il tema con cui vorrei partire questa sera è un tema che riguarda la relazione fra la ricerca spirituale e la figura del maestro. È un passaggio molto importante, che trova delle declinazioni diverse anche a seconda delle tradizioni con cui si ha a che fare. Ma stasera vorrei non tanto fare un excursus di tipo storico, diciamo, rispetto a questo tema, ma vorrei piuttosto cercare di approfondirlo dal punto di vista teosofico. Perché la prima domanda che dovremmo farci è questa. Il maestro è un'autorità che si impone con il suo sapere, con la sua forza nella nostra vita e nel nostro progresso di tipo spirituale, oppure il maestro è una sorta di amico con la A maiuscola che tira fuori da noi le cose che sono dentro di noi e quindi non si pone tanto come un'autorità, ma si pone piuttosto come un compagno di viaggio. E naturalmente dovremmo farci anche un'altra domanda. Questo maestro è qualcosa che è fuori di noi, oppure il maestro è qualcosa che è dentro di noi? Penso che il primo aspetto che dobbiamo considerare è quello di sgombrare il terreno da alcuni equivoci. E per sgombrare il terreno dagli equivoci occorre far riferimento ad alcune cartine di tornasole. E il maestro non è sicuramente qualcosa o qualcuno che chiede del denaro, perché sappiamo benissimo che la transazione ricerca spirituale contro denaro non è una transazione che può funzionare. Il maestro non è sicuramente qualcuno che si impone autoritativamente nei confronti degli altri in modo ideologico, ma il maestro è un grande evocatore della dimensione spirituale delle singole persone e quindi è un soggetto che ha quella capacità di capire quali sono le sfumature, quali sono gli aspetti karmici che sono in gioco e quali sono le possibilità delle persone che si trovano di fronte a lui. E come terza cosa, il maestro non è qualcuno che impone un aspetto, come dire, relazionale basato sulla concezione che lui sa e gli altri non sanno, ma è piuttosto un fratello, un compagno di cammino. Dunque, già applicando queste tre piccole cartine di tornasole, noi sgombriamo il terreno da molti presunti maestri e non possiamo non ricordare all'interno, per esempio, della tradizione teosofica, due aspetti. Quando è nata la società teosofica è nata sulla base di una sperimentazione e questa sperimentazione è stata voluta da alcuni Mahatma. Allora, nell'ambito teosofico è chiaro che questi Mahatma si sono relazionati con i fondatori della società teosofica, soprattutto, ma non solo, ma soprattutto, diciamo, Elena Petrovna Blavatsky ed Henry Steele Olcott, che sono stati i grandi pionieri della società teosofica. Ma questa non era una relazione, diciamo, semplicemente sulla base di presupposti mentali, era una relazione reale. Cioè, i maestri della società teosofica hanno scritto tante lettere, non solo ovviamente a Blavatsky, a Sinnet e a Olcott, ma anche a tanti altri, a partire da Sinnet, che era questo giornalista, direttore di un quotidiano
inglese che si pubblicava in India, che si chiamava The Pioneer, e la raccolta poi di tutte queste lettere è conservata oggi alla British Library del British Museum, e naturalmente queste lettere sono anche consultabili. Quindi c'è un aspetto reale nella relazione tra le persone, diciamo, e i Mahatma, e questo ci deve far pensare, e sottolineo una perplessità e una prudenza rispetto a tutte le forme, diciamo, che derivano da un'intermediazione di una persona rispetto a supposte canalizzazioni da parte di Mahatma o da parte di maestri. Naturalmente non è che in assoluto questo non possa avvenire, certamente anche questo può avvenire, ma naturalmente dobbiamo essere molto molto prudenti, perché la personalità, il piccolo io, l'ego degli esseri umani è capace di molti inganni, e quindi dobbiamo essere estremamente prudenti quando trattiamo questo tema, che è quello dei maestri, che è quello dei Mahatma. Nell'ambito della società teosofica, ad un certo punto poi non possiamo non considerare la figura di Jiddu Krishnamurti, che rispetto al tema dei maestri ha molto parlato, e soprattutto, diciamo così, non si è mai sbilanciato nella descrizione di luoghi comuni. Per lui c'era un aspetto fondamentale, e cioè che il maestro non deve e non può essere un'autorità, perché se c'è una misura di accompagnamento nel percorso spirituale, questa misura si basa sull'autorità, si crea un rapporto sbilanciato, e questo rapporto sbilanciato compromette in realtà il piano evolutivo e compromette quindi la presa di coscienza da parte delle persone. Quindi la conseguenza di tutto questo è che l'essere umano, nel suo cammino, nel suo rapporto, che può essere anche il rapporto con il maestro, non può non fare appello a quello che è il maestro interiore, a quello che è la sua dimensione animica, a quella che è la sua dimensione di un piano di coscienza e di conoscenza che prescinde, che è superiore a quella che è la percezione dei nostri sensi rispetto alla realtà ordinaria. Questo è ciò che garantisce la possibilità per l'essere umano di un'evoluzione che non sia un'evoluzione basata su luoghi comuni, ma sia un'autentica evoluzione, in cui in sostanza l'aspetto più nobile che c'è nell'essere umano viene in evidenza e viene ad essere portatore di una presa di coscienza da parte dell'individuo. Questa presa di coscienza da parte dell'individuo è una cosa possibile nell'arco della propria vita. Naturalmente per fare questo ci sono delle condizioni, e una delle prime condizioni è quello che potremmo definire un atto di volontà, cioè un atto di volontà che ci dice di diffidare di quella che è la dottrina dell'occhio, così come per esempio nell'ambito teosofico viene descritta nella voce del silenzio di Elena Petrovna Blavatsky, che distingue la via dell'occhio da quella che è la via del cuore. Dal punto di vista teosofico, la via dell'occhio è quella che fa riferimento all'aspetto della realtà fisica, all'aspetto della realtà emotiva e dall'aspetto della realtà del cosiddetto mentale inferiore, quindi di quella che è la mente concreta, quella che classifica, quella che crea, diciamo, rapporti gerarchici, quella che misura, numero, pondera et mensura. Ebbene, è evidente che tutto ciò che afferisce a questa dimensione, che è la dimensione del piccolo io, non ci può portare in realtà ad una vera e propria presa di coscienza di tipo spirituale. L'essere umano però ha la possibilità di confrontarsi con la dimensione archetipica, con il mondo dei modelli,
e quindi con la ragione in un certo senso, ma oltre che con la ragione anche con l'intuizione. L'essere umano ha questa possibilità di estrema sintesi che è quella dettata dall'intuizione. L'intuizione naturalmente a canali misteriosi, ma attraverso questi canali misteriosi l'essere umano ha la possibilità di comprendere meglio la realtà, di capirla e di andare oltre a quella che è la percezione dei sensi. Vedete, nell'arco di questi 6.000 anni di storia che noi conosciamo, non possiamo dire che l'essere umano si è riuscito attraverso le normali categorie, che sono quelle basate sul pensiero separativo che ha portato naturalmente a far sì che tutta la storia dell'umanità sia costellata di lotte, sia costellata di violenza, sia costellata di guerre, sia costellata soprattutto di egoismi. Questo approccio, questo pensiero duale, io ho ragione, tu hai torto, questo è il mio interesse, quello è il tuo interesse, non ha portato l'umanità a superare i suoi problemi né ha portato l'umanità alla felicità. Dunque, in fondo, io credo che in questo momento, che certamente non è un momento peggiore di tanti altri nella storia dell'umanità, noi naturalmente, come dire, siamo portati, e questo è anche abbastanza logico, siamo portati ad enfatizzare il momento che stiamo vivendo, ma dobbiamo considerare che c'è una grande continuità, diciamo, nella storia, che l'umanità ha conosciuto momenti molto dolorosi, molto difficili, un po' come quelli che stiamo vivendo anche noi. Ma oggi non possiamo non vedere come l'umanità in realtà avrebbe la possibilità di risolvere tanti problemi perché ha la dimensione economica, la dimensione tecnologica per farlo, ma in realtà non lo fa perché è chiusa nel suo egoismo, chiusa, diciamo, nel suo mondo separativo, chiusa in una volontà di non condividere, diciamo, la gioia, la ricchezza e la possibilità che tutti gli esseri umani siano felici. Il tema della felicità legato alla realizzazione spirituale credo sia un tema rilevante. Non sta scritto da nessuna parte che la via spirituale sia una via di tristezza, sia una via, come dire, ricca soltanto di sofferenze e di cose negative. Credo al contrario che la via spirituale sia quella che ci fa capire la dimensione, anzi, del dolore, che comunque è una dimensione presente nella nostra vita, ma ci fa capire anche quelle che sono le grandi possibilità che l'essere umano ha, se solo naturalmente lui voglia intraprendere un cammino che vada fuori dai luoghi comuni. Pertanto, quando un essere in cammino si pone in cammino, non può non considerare la dimensione dell'insegnamento e non può non considerare la dimensione del maestro. Ma, come abbiamo appena detto, questo maestro non è un'autorità, questo maestro è un amico e questo maestro ha una risonanza interiore. Questo non preclude il fatto che si possano trovare dei maestri, diciamo, all'esterno di noi, ma questi maestri all'esterno di noi sono coloro che sanno evocare quella conoscenza e quella dimensione, quella alta dimensione spirituale che è dentro ciascuno di noi. Noi in fondo potremmo considerarci gocce di un oceano, gocce dell'oceano della vita, ma nello stesso tempo naturalmente dobbiamo considerare che questa goccia contiene diciamo l'intero oceano e quindi l'essere umano è un essere che è in collegamento, che è in risonanza diciamo con l'intero universo. Le tavole smeraldine ci hanno insegnato che come in alto così in basso e ci hanno anche insegnato che nel microcosmo
il microcosmo ha una perfetta relazione con il macrocosmo, non c'è una separazione, non c'è una separatezza. Questo concetto dell'unità della vita è il vero snodo in una visione diversa, diciamo. E meno consumistica anche degli aspetti spirituali. L'unità della vita significa che ogni livello di aggregazione della materia ha un principio spirituale in atto e che quindi tutta la manifestazione, tutti i regni della manifestazione sono ammantati, diciamo, da questa intelligenza cosmica che è quella che di fatto mantiene l'equilibrio di un universo che ha un suo profondo respiro e che quindi vive attraverso cicli di manifestazione, di espansione e cicli ovviamente di distruzione. In qualche altra serata abbiamo approfondito il tema del Kali Yuga e abbiamo visto come, dal punto di vista della tradizione orientale, il momento che stiamo vivendo noi è un momento di questo tipo, quindi però abbiamo anche visto che proprio nei momenti più difficili all'essere umano non sono precluse le possibilità di una presa di coscienza di tipo spirituale, perché nella vita nulla va perduto, tutto si mantiene, tutto si conserva e naturalmente proprio nei momenti difficili ci possono essere delle correnti ascensionali, diciamo, che ci possono molto aiutare nella nostra presa di coscienza di tipo spirituale. Converrete con me che quando le cose vanno bene non siamo molto portati alle grandi riflessioni filosofiche e non siamo nemmeno portati, come dire, alle grandi prese di coscienza. Diventiamo conservatori, vogliamo continuare, naturalmente vogliamo che continui il nostro benstare, ma la vita, il movimento, il karma, la legge di equilibrio che naturalmente trova la sua quotidiana composizione attraverso il cambiamento, ci pone molte volte di fronte ad elementi che hanno a che fare con le difficoltà, hanno a che fare anche con il dolore, perché no? Ed è proprio in quel momento, ed è proprio attraverso queste esperienze che noi abbiamo la possibilità di sperimentare la bontà delle nostre conoscenze spirituali. Perché se noi limitiamo le nostre conoscenze spirituali a un'accumulazione mnemonica oppure a una loro spettacolarizzazione, perché in realtà cerchiamo soltanto i poteri dello psichismo, voglio dire, che poi sappiamo benissimo quanti sono gli inganni che lo psichismo, i cosiddetti poteri, diciamo, che non sono i poteri latenti e le facoltà latenti e spirituali dell'essere umano, ma magari sono semplicemente delle manifestazioni del piano astrale, dove c'è tutto e il contrario di tutto. Quindi il ricercatore spirituale non può non essere una persona vigile e la sua vigilanza non è una vigilanza di tipo militare, ma è una vigilanza che si basa su un'osservazione attenta. Un'osservazione naturalmente che non va a proiettare una ricerca di una verità che noi pensiamo di avere dentro di noi, ma che sospende ogni giudizio e che osserva l'altro da noi, ma anche noi stessi, ma anche la realtà, senza giudicarla. E proprio attraverso questa osservazione abbiamo la possibilità di capire quanto vasto sia il respiro della vita, quanto grande sia la benedizione che questa vita ha in sé. In fondo, se è vero, come dicono gli esoteristi, che noi siamo quello che abbiamo fatto con ciò che eravamo e che saremo ciò che stiamo facendo con quello che siamo, se fosse veramente così, noi abbiamo la possibilità di capire che il momento presente, questo momento che stiamo vivendo, ci offre veramente la possibilità di una presa di coscienza, una presa di coscienza che va oltre il portato dei sensi, una presa di coscienza che ci apre il cuore e la mente a una dimensione della vita che è una dimensione molto molto più ampia. Ovviamente per fare questo dobbiamo dire di sì alla vita e per dire sì alla vita dobbiamo dire anche sì a noi stessi.
Questo è un passaggio fondamentale. Fin tanto che noi saremo in conflitto con noi stessi, fin tanto che non ci accetteremo per quello che siamo, fin tanto che non ci osserveremo, diciamo, con neutralità di giudizio, il sentiero può essere molto ammantato di tante illusioni. Quindi dire di sì alla vita vuol dire aprirci ad una dimensione di comprensione che è anche una dimensione di comprensione di noi stessi. Cioè dobbiamo riuscire a capire quando il nostro dire, il nostro fare, il nostro pensare è figlio del piccolo io, della personalità e dobbiamo altrettanto essere in grado di capire e di comprendere, diciamo, a fondo quali sono invece le nostre possibilità. La letteratura spirituale è una letteratura ricchissima. Penso a un piccolo libretto che è molto circolato dal 1914, quando è stato scritto in America. Mi riferisco al testo dell'Io Sono, della vita impersonale. È un libretto che si è diffuso in tutto il mondo ed è un libretto che ci dice esattamente questo, cioè che il maestro alberga nel cuore di ciascuno di noi e attraverso un pensiero, un percorso di consapevolezza noi abbiamo ovviamente la possibilità di entrare in contatto con questa nostra dimensione spirituale, che è una dimensione che cambierà radicalmente la nostra vita. E vorrei anche sottolineare come ciascuno di noi non possa non cercare nell'ambito della realtà della spiritualità, dell'esoterismo, delle conoscenze iniziatiche, ognuno di noi deve trovare ciò che risuona nel suo cuore. Quindi, se è vero che concettualmente il sentiero è uno, praticamente ogni essere umano ha il suo sentiero e quindi è molto importante che noi capiamo quale sia il nostro e credo che sia altrettanto importante per ciascuno di noi capire che cosa la vita vuole da noi, qual è la dimensione karmica in cui siamo inseriti e questa presa di coscienza non può che passare attraverso l'ascolto, attraverso l'osservazione e soprattutto attraverso la pratica, cioè la pratica di quelle conoscenze spirituali che magari si possono accumulare attraverso lo studio, attraverso la relazione con i maestri o comunque attraverso la dimensione, diciamo, di una relazione con qualche cosa che incide nel nostro cuore, nella nostra mente. Ma questo insieme di conoscenza, Blavatsky lo diceva con molta chiarezza, se noi non facciamo una sperimentazione delle cose che abbiamo appreso sul piano cognitivo e misuriamo il valore di quelle cose nella pratica della nostra vita di tutti i giorni, se noi non facciamo questo, ci mancherà un pezzo importante nella nostra possibilità di comprensione. Vorrei tornare al tema dei maestri e vorrei legarlo a quella che possiamo definire la dimensione bodhisattvica. Chi è il bodhisattva? Il bodhisattva è colui che raggiunge un elevato livello, come dire, di presa di coscienza spirituale, tale anche da liberarlo, voglio dire, nel migliore dei casi, dal ciclo della necessità delle rinascite, e che fa però una scelta, che è quella, come dire, di reincarnarsi a beneficio di tutti gli esseri. Ecco, la dimensione del maestro è una dimensione bodhisattvica. Quindi questo processo è un processo che avviene a tanti livelli e naturalmente noi lo dobbiamo seguire con grande attenzione, lo dobbiamo seguire anche dentro di noi. Non tanto perché siamo dei bodhisattva, ma quanto perché i bodhisattva possono ispirare, diciamo, la nostra azione, perché
ci mostrano concretamente come la rinuncia della personalità possa essere accompagnata da un'azione a beneficio di tutti gli esseri. Non è molto diverso dal mito della caverna di Platone. Questo concetto, diciamo, ha molte affinità con il mito della caverna di Platone, perché colui il quale comprende che le ombre proiettate sullo scenario della caverna sono illusorie e che in realtà c'è la possibilità di uscire da quella caverna e di prendere, diciamo, pienamente coscienza di quella che è la dimensione della luce, poi questa persona sceglie di rientrare nella caverna, naturalmente per spiegare a coloro che sono rimasti dentro, vittime, diciamo, dell'illusione delle ombre, quale possa essere davvero la realtà. Dunque, dal punto di vista teosofico, la vita è vista come una benedizione, la vita è vista come una grande possibilità. La vita è vista come un'avventura, tra virgolette, che ci può portare fuori dagli stretti confini della nostra personalità e ci può mettere in contatto con quella che è una dimensione spirituale, che è soprattutto e prima di tutto una presa di coscienza che riguarda l'unità della vita, che riguarda il fatto che tutta la manifestazione è governata dalle leggi universali ed è sostanzialmente mai priva del principio di consapevolezza e mai priva del principio di spiritualità, e chiaramente tutto questo ci porta lontani dal mercimonio, ci porta lontani dalla violenza, ci porta anche in una dimensione che è quella del servizio. La dimensione del servizio è la dimensione bodhisattvica in atto. Dal punto di vista della tradizione buddista ci sono quattro fuochi puri: l'amore, la simpatia, la compassione e la neutralità. E nella nostra vita, la dimensione della simpatia potrebbe e dovrebbe essere una dimensione piuttosto importante. Naturalmente anche la dimensione dell'amore, anche la dimensione della compassione e anche la dimensione della neutralità. Se noi smettiamo di giudicare gli altri, il mondo probabilmente si apre una possibilità di una energia molto forte, molto coesa e molto importante, e questa è un'energia che può essere davvero importante, può essere veramente combustibile, diciamo, per la nostra azione di tipo spirituale, tutto in una dimensione naturalmente di umiltà, cioè credo che la lezione che Socrate ci ha affidato, e cioè la consapevolezza di sapere di non sapere, sia un punto fondamentale per il ricercatore spirituale, perché fin tanto che noi siamo convinti di conoscere la realtà e di averne potere, ovviamente siamo preda delle più grandi illusioni. Se invece ci rendiamo conto che questa nostra dimensione è una dimensione comunque precaria, paradossalmente questo, piuttosto che limitarci, invece ci darà una grande forza, una grande energia, e ci permetterà naturalmente di procedere lungo le vie della vita con maggiore consapevolezza. Abbiamo molti esempi davanti a noi, e vorrei sottolineare come un esempio molto positivo possa essere rappresentato da quelle persone che hanno saputo, nella loro arte, nella loro scienza, nella loro professione, nella loro quotidianità, portare in azione e in realtà i principi spirituali, vivendoli a fondo e naturalmente influenzando il loro vivere e il loro sapere alla luce della spiritualità. Da questo punto di vista abbiamo dei grandi artisti che hanno capito questo, abbiamo dei grandi scienziati che lo hanno
diciamo, altrettanto capito, e abbiamo anche delle persone assolutamente normali che anch'esse hanno capito a fondo, diciamo, questo aspetto, questa differenza. Prendiamo per esempio la pedagogia montessoriana, che ci mostra come l'approdo scientifico, diciamo, del sapere di Maria Montessori, influenzato dalle sue conoscenze spirituali e di tipo teosofico, hanno dato vita ad un modo, come dire, di concepire il bambino e di educarlo che sicuramente va nella direzione di quella spiritualità e di quell'azione a beneficio di tutti gli esseri. E questo avviene anche per i grandi artisti, nel momento in cui Scriabin cerca attraverso queste sperimentazioni, non c'erano le tecnologie naturalmente per poterlo fare, di mettere insieme la luce, la musica, i colori, il suono, in una sinestesia di grande respiro, nel tentativo di manifestare la bellezza e la bontà in atto nella manifestazione, naturalmente si avvale di quelle che sono le sue conoscenze musicali, le sue conoscenze tecniche, ma naturalmente l'ispirazione è un'ispirazione di tipo spirituale. Quando Kandinsky, nello scrivere, poco dopo, insomma, nel 1913, mi pare che sia l'anno, lo spirituale nell'arte, scrive che leggendo la dottrina segreta di Madame Blavatsky, fu colpito da questa affermazione di Madame Blavatsky dell'importanza della vibrazione nel colore. E naturalmente questo ebbe una grande influenza, voglio dire, su di lui. Ma Kandinsky resta un grande artista, quindi, ma come tutte le persone intelligenti, e credo come tutti gli esseri umani, noi dobbiamo avere un approccio olistico, dobbiamo avere un approccio globale, quindi non dobbiamo essere degli specialisti di quello che sappiamo, di quello che facciamo, anche, ma dobbiamo essere aperti, aperti a quella che è l'influenza che la vita, il messaggio che la vita quotidianamente profonde in ciascun momento verso tutti gli esseri. Quindi, per esempio, quando noi parliamo della figura del maestro, dovremmo considerare anche la possibilità di considerare il maestro come un concetto diffuso. Quindi non è detto che il messaggio che la vita vuole darci ci debba arrivare attraverso un essere particolarmente carismatico con la barba bianca, un grande turbante e un'autorevolezza millenaria. Potrebbe benissimo arrivare nella vita di ogni giorno, bevendo un caffè, andando per strada. Quindi il tema è quello dell'atteggiamento che noi possiamo o dobbiamo avere nei confronti della vita, una grande possibilità, una possibilità di ascolto, una possibilità di osservazione integrale. Tutto questo insieme con lo studio e insieme con la meditazione come dire, possono portarci, diciamo, ad una presa di coscienza, ad una dimensione sicuramente importante e positiva. E il tutto sposato con quella che è la nostra dimensione quotidiana, perché senza questa dimensione quotidiana noi non andiamo da nessuna parte. Wim Wenders, nel suo Il cielo sopra Berlino, inizia il suo film con un angelo posto appunto molto in alto, che vede gli esseri umani che passano sotto di lui, e questo angelo ha tutte le intenzioni di aiutare gli esseri umani, ma il cicaleccio mentale, il sordo ma fragorosissimo dialogo interiore degli esseri umani,
impedisce agli stessi di avere una vera apertura verso l'esterno, di avere un vero livello di comprensione verso l'esterno. Mi piace pensare che la vita sia ricca di tanti aiutatori invisibili e che questi aiutatori invisibili siano sempre disponibili in tutti i regni a dare una mano all'essere umano in cammino. Ma il vero problema, molte volte per l'essere umano, è questa sua autoreferenzialità, questa suo chiudersi in una sorta di bozzolo con tutti i pensieri che limitano di fatto la visione, che ci fanno cercare fuori di noi le cose che abbiamo, che pensiamo essere giuste, essere buone, essere vere, precludendoci però una visione molto più ampia che è quella che potrebbe derivare dal fatto di essere capaci di una, come dire, di una visione non condizionata. Krishnamurti, in una sua frase molto bella, ebbe a dire: solo quando si riesce ad andare oltre il groviglio di idee che costituisce l'io, che è dotato di totale o parziale continuità, solo quando si riesce a superarlo, allorquando il pensiero è completamente muto, solo allora si realizza uno stato dell'esperire. E si saprà allora che cos'è la verità. Quindi, solo quando si riesce ad andare oltre il groviglio di idee che costituisce l'io, se il filtro nella nostra visione del mondo è l'io, naturalmente noi non riusciamo sostanzialmente a vedere la realtà. Dovremmo chiederci, ma ci sono degli antidoti, diciamo, alla disarmonia. Credo che sicuramente questi antidoti, scendiamo proprio molto sul pratico, credo che siano a disposizione di tutti noi. Partirei dall'importanza della qualità del pensiero e anche della parola. Un antico adagio affermava che morte e vita sono il potere della lingua. Quindi la qualità del pensiero, la qualità della parola credo siano una condizione utile e necessaria per superare gli aspetti disarmonici, diciamo, della vita. E chiaramente c'è anche una dimensione a livello di pensiero, ma anche a livello molto pratico, che ha a che fare con la non violenza. Quindi anche il concetto del sano nutrimento è un concetto che ha una grande importanza perché ci porta a rispettare molto di più quelli che sono i regni della natura. Quindi è evidente che nutrirsi in un modo sattvico, per così dire, cioè l'Oriente, naturalmente ha attraverso la lingua. Anche attraverso la lingua sanscrita queste grandi possibilità di sintesi e quindi un nutrimento equilibrato, un nutrimento vegetariano, un nutrimento che non faccia ricorso, diciamo, a prodotti che alterano, diciamo, la coscienza, credo che sia un altro aspetto piuttosto importante. Anche qua possiamo essere sperimentali. Io amo sempre dire questo, che possiamo fare degli esperimenti, per esempio sul piano della meditazione. Potremmo provare per un mese a nutrirci veramente male, magari con una dieta carnea, piuttosto con un robusto consumo di bevande alcoliche, e poi vedere qual è l'impatto che tutto questo ha sulla nostra meditazione. Di contro potremmo poi fare gli sperimentatori e per un mese nutrirci in una maniera molto equilibrata e sattvica e vedere qual è l'impatto e tenerne conto, registrarlo nel nostro quadernino e vedere che cosa succede al nostro pensiero, alle nostre emozioni. Se noi avessimo questa capacità di osservazione molto oggettiva,
della vita e della relazione che c'è tra il modo di pensare, il modo di nutrirsi, il modo di parlare e quelli che sono gli stati d'animo e quelli che sono i livelli o meno di lucidità, noi potremmo veramente capire come un certo tipo di comportamento sia una cosa estremamente positiva e ci avvicini a quella dimensione della felicità che io ripeto sempre essere una dimensione importante anche per il ricercatore spirituale. E anche la scelta delle relazioni umane è molto importante. Se queste relazioni sono positive, sono virtuose, sono costruttive, sicuramente queste aiutano la nostra vita, aiutano il nostro stato d'animo, aiutano naturalmente noi stessi a fondo. Spezzerei una lancia anche a favore della preghiera, non tanto della preghiera intesa come un chiedere qualche cosa, ma della preghiera come dimensione di ringraziamento, diciamo, alla vita. Una preghiera quindi in grado di liberare molte energie, piuttosto che di restringere il tutto in una semplice richiesta. Dovrebbe essere paradossalmente il contrario, cioè quello di metterci, diciamo così, a disposizione della vita con le nostre energie a beneficio di tutti gli esseri. E la meditazione ci può molto aiutare. Sottolineo sempre come la meditazione non sia una tecnica. La tecnica naturalmente può aiutare la meditazione, ma la meditazione non è una tecnica, la meditazione è uno stato di coscienza ed è quello stato di coscienza che si ingaggia nel momento in cui non c'è più la separazione tra l'oggetto e il soggetto, tra colui che osserva e la cosa osservata. Se noi tutti osserviamo qualche cosa strettamente in una dimensione spazio-temporale, le diverse posizioni fanno sì che noi percepiamo la realtà in un modo diverso, ma la meditazione è quando noi cogliamo il prisma della realtà nella sua interezza. Fintanto che noi guarderemo delle facce di questo prisma, per quanto belle naturalmente possano essere, noi non saremo in una dimensione di meditazione. La vita semplice è anche qualcosa di estremamente importante. Dovremmo chiederci, ma tutto quello che facciamo, tutto quello che consumiamo è davvero necessario a noi? È davvero necessario all'equilibrio del pianeta? Io credo che ci siano ampi spazi di miglioramento da questo punto di vista. E c'è poi la dimensione del servizio, che è una dimensione naturalmente che ci porta ad una sorta di meditazione in atto. Perché avvenga tutto questo, dobbiamo mettere in dubbio la bontà assoluta di quella che è la percezione sensoriale, non che ci sia da fare qualche cosa, cioè da prendersela con i nostri sensi. I nostri sensi vanno benissimo, ma dobbiamo collocarli, voglio dire, nel loro ambito. Quindi dobbiamo anche capire che ci sono tante realtà oltre alla realtà che percepiamo con i nostri sensi. E questo allarga il nostro cuore, allarga la nostra mente ad una dimensione spirituale molto più grande. Quindi anche un sasso piuttosto che un albero, piuttosto che un animale, dovremmo cambiare la nostra visione e non vederli, diciamo così, come storicamente poi abbiamo finito per fare perché li stiamo sfruttando in una maniera probabilmente, diciamo, ignobile. E dovremmo invece considerarli tutte queste dimensioni come qualcosa di estremamente funzionale alla vita stessa e naturalmente al fatto che noi siamo come loro nella
nella stessa barca, diciamo, di questa straordinaria avventura che è la vita. Pensate a quanti milioni di anni di evoluzione ci sono voluti per arrivare, diciamo, a questo stato di coscienza, ecco. E io credo che questa non dovrebbe essere una, come dire, una possibilità che noi non andiamo a sprecare, ma che anzi punteremo, diciamo, a sfruttare. Essere capaci di discriminazione è anche un elemento importante. Questo deriva proprio dall'osservazione neutrale, quindi capaci di discriminazione, saper distinguere il vero dal falso, saper distinguere, diciamo, le cose per quello che sono. E poi ci vuole entusiasmo, ci vuole uno slancio, ci vuole una volontà e ci vuole, come dire, bisogna cercare una sintonia con le strade alte della vita, con la dimensione spirituale, con la bellezza, con la bontà. Gli esoteristi lo ripetono sempre. Se tu, essere umano, non hai in te stesso una dimensione consona alla bontà e alla bellezza, molto difficilmente capirai veramente che cos'è la vita. Le cause dei nostri errori percettivi sono molte. Credo che questa distinzione manichea della vita, questa suddistinzione, per cui ci sarebbe da una parte, diciamo, lo spirito e dall'altra parte la materia, che la materia è negativa e che lo spirito è positivo e così via, questo tipo di visione manicheo, credo che non abbia fatto bene, diciamo, all'umanità, anche se politicamente, diciamo, anche se filosoficamente l'eresia manichea non si è imposta, però nei fatti direi che è un'eresia a tutt'oggi molto 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 diffusa. A fronte di questa visione del mondo separativa, diciamo, io credo che dobbiamo portare avanti invece una visione unitaria, che è quella basata sull'unità della vita. E quindi la materia, diciamo, non è cattiva, ma anzi ogni minimo livello di aggregazione della materia contiene il principio spirituale. Un altro inganno, un altro grande inganno in cui siamo caduti è quello di suddividere specialisticamente i saperi, quindi da una parte ci sarebbe la scienza, dall'altra parte ci sarebbe la religione e poi tante, tante, tante categorie. Ecco, io credo che oggi sia tornato il tempo in cui gli esseri umani debbono contaminare da un lato i diversi aspetti del sapere, ma dall'altro lato anche capire e comprendere, come dire, che stressare specialisticamente gli aspetti del vivere non ci porta ad una comprensione totale della realtà. Dobbiamo cambiare, essere degli sperimentatori, dobbiamo appunto fare delle esperienze, ma anche fare delle esperienze sperimentali, perché solo attraverso questa sperimentazione noi abbiamo la possibilità di capire davvero se le cose che abbiamo studiato e le conclusioni a cui siamo arrivati sono buone oppure non sono buone. Ci sono due ulteriori elementi a cui io personalmente attribuisco una grande importanza. Il primo elemento è, l'ho ripetuto anche in qualche altra occasione, l'elemento del perdono. Credo che l'essere umano abbia a disposizione questa grande possibilità, che è una possibilità naturalmente che non si afferma soltanto con degli atti di volontà, perché è un qualche cosa che nasce da un moto del cuore, ed è questa dimensione del perdono, una dimensione catartica, che ci permette di andare oltre le nostre negatività, che ci permette di andare oltre il nostro senso di separatezza. Naturalmente il perdono non riguarda soltanto gli altri, ma riguarda anche noi stessi. Dobbiamo prima di tutto perdonare noi stessi.
sempre pensato che la bellezza della prima paramita potesse essere, come dire, la decrescenza, diciamo, rappresentata così, cioè il fatto di prendere tutte le nostre cose che sono state, anche tutte quelle che sono, e sostanzialmente tutte queste cose possano essere offerte alla vita, anche se queste cose non sono necessariamente tutte buone, tutte belle, tutte impeccabili. Ma attraverso questo atto in qualche modo di donazione, di terziarizzazione rispetto al nostro piccolo io della personalità, credo che noi abbiamo una grande possibilità, che è proprio quella di disinnescare anche emotivamente tutte le negatività che sono in noi attraverso il perdono di noi stessi e attraverso il perdono degli altri. Insieme con il perdono c'è anche la riconoscenza, che credo sia molto importante. Noi dovremmo costruire mappe di riconoscenza, dovremmo in qualche modo prendere, come dire, un grande foglio e cominciare a scrivere e a costruire una vera e propria mappa della riconoscenza. È possibile che non siamo riconoscenti a qualcuno, possibile che non siamo riconoscenti alla vita? No, io credo che se ci pensiamo un attimo abbiamo veramente la possibilità di costruire una mappa della riconoscenza. Allora questa dimensione catartica del perdono e la costruzione delle mappe di riconoscenza penso favoriscano la comprensione di quella che è la nostra dimensione karmica, una dimensione karmica che ci può portare a capire qual è la nostra pietra d'angolo, e ciascuno di noi dovrebbe chiedersi quali sono i sogni a cui il nostro cuore si è aperto una prima volta, quali sono i modi di sentire profondo che il nostro cuore ha riconosciuto come importanti nella nostra vita. Allora vedete, il perdono, l'osservazione, la costruzione di mappe di riconoscenza ci possono permettere a capire, ci possono permettere di capire quali sono le nostre pietre d'angolo. E conoscere le nostre pietre d'angolo significa anche aprirci a questa dimensione della via del cuore. È una via profondamente diversa rispetto a quella dell'occhio ed è una via profondamente diversa rispetto a quella della mente. Oggi questa via, la via del cuore, penso che sia ampiamente auspicabile perché la descrizione del mondo, che è una descrizione, come dire, molte volte interessata, non tiene conto di quanto di buono e di bello e di vero ci sia anche in questo momento nella vita dell'umanità e anche probabilmente anche nel profondo del nostro cuore. Quindi credo che andare a fondo su queste questioni e considerare che accanto alla dimensione della conoscenza, in realtà l'essere umano che percorre una via spirituale è debitore ad un metodo, come dire, delle possibilità delle sue prese di coscienza. Perché prendete per esempio la forza della relazione, cioè tutti noi ci nutriamo quotidianamente della forza delle relazioni. Allora dovremmo dare grande amore, grande importanza, diciamo, alle nostre relazioni. Dovremmo smettere di giudicare gli altri, dovremmo aprirci davvero, diciamo, alla via del cuore, e dovremmo veramente considerare con riconoscenza questa grande possibilità che la vita ci ha dato. Se ci siamo avvicinati come dire, ad una dimensione non convenzionale della realtà, è un grande dono che la vita ci ha fatto e naturalmente noi dovremmo ripagare in qualche modo questo dono con il nostro impegno e con la nostra forza di riuscire a
sintonizzarci con la dimensione del bello, del buono e anche del vero. Uno dei libri più belli che la tradizione teosofica ha a disposizione è La voce del silenzio, come altre volte ho ripetuto, e quindi nell'avviarmi, diciamo, alla conclusione di questa conversazione, volevo leggere insieme a voi alcuni passaggi della Voce del Silenzio. E scrive Madame Blavatsky: la mente come uno specchio raccoglie polvere mentre riflette. Sono necessarie le dolci brezze della sapienza dell'anima per levare la polvere delle nostre illusioni. Cerca, o principiante, di fondere insieme la tua mente e l'anima tua. Fuggi l'ignoranza e fuggi del pari l'illusione. Distogli il tuo sguardo dagli inganni del mondo. Diffida dei tuoi sensi che sono bugiardi, ma dentro il tuo corpo, tabernacolo delle tue sensazioni, cerca nell'impersonale l'uomo eterno e trovatolo, guarda all'interno, tu sarai Buddha. Quindi un appello, diciamo, attraverso queste parole alla dimensione dell'impersonalità. E ancora scrive Blavatsky: tu non potrai percorrere il sentiero prima di essere diventato il sentiero stesso. Tenda la tua anima l'orecchio ad ogni grido di dolore, come il loto apre il suo cuore per bere il sole mattutino. Il sole ardente non asciughi una sola lacrima di dolore prima che tu stesso non l'abbia tersa dall'occhio del sofferente, ma ogni rovente lacrima umana cada sul tuo cuore e vi resti, né tergerla mai finché non sia rimosso il dolore che la produsse. Nulla desidera, non opporti al karma né alle immutabili leggi della natura, ma lotta soltanto contro il personale, il transitorio, l'evanescente e il perituro. Aiuta la natura e lavora con lei, e la natura ti considererà uno dei suoi creatori e ti renderà obbedienza, e aprirà dinanzi a te le porte delle sue camere segrete, e scoprirà al tuo sguardo i tesori nascosti nel più profondo del suo puro virgineo seno. Incontaminata dalla mano della materia, essa mostra i suoi tesori soltanto all'occhio dello spirito, l'occhio che mai non si chiude, l'occhio per il quale non ha velo nessuno dei suoi regni. Allora ti mostrerà essa i mezzi e la via, la prima porta e la seconda, la terza e fino alla settima, e poi la meta, oltre la quale stanno, immerse nel solare splendore dello spirito, glorie inespresse non viste che dall'occhio dell'anima. Una sola è la via che conduce al sentiero, alla sua fine soltanto può udirsi la voce del silenzio. Uccidi i tuoi desideri, rendi impotenti i tuoi vizi prima di muovere il primo passo nel solenne tuo viaggio. Fa tacere i tuoi pensieri e fissa l'intera tua attenzione sul tuo maestro, che ancora non vedi, ma che già presenti. Bene, siamo arrivati alla fine di questa conversazione. Vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti una buona serata.